quello pronto. Vado in camera, vado in camera. Chi l'ha messa laggiù? Tu perché ti sei nascosta qui? Dai che oggi c'è da andare fuori. Ok, questa è tosta, dovrebbe essere in grado di salire pendenze del 12%, ma ho paura che qui siamo anche oltre, perché mi conviene andare a prendere un po' di rincorsa. Dunque, Xiaomi Mi Electric Scooter Pro, squadra che vince non si cambia, beh, diciamo che un pochino si evolve, ma rispetto al precedente modello non è che ci siano stati grandi stravolgimenti. Se li mettete a fianco vi accorgete comunque delle differenze, perché questo nuovo modello è più grande in tutto. È più alto il pianale dove andate ad appoggiare i piedi, perché sotto c'è comunque una batteria più capiente che vi permette di fare praticamente quasi il doppio dell'autonomia del precedente modello. È più alto il manubrio, è un pochino più pesante, siamo arrivati a 14,2 kg, più o meno. Si inclina anche un pochino di più quando lo mettete sul suo cavalletto, e questo è buono, perché il precedente modello era quasi verticale, quindi rischiava di cadere dal lato opposto a quello del cavalletto. Questo qui un pochino meglio si inclina. Rimane in linea di massima lo stesso aspetto, è un pochino più scuro come colori proprio, un pochino più nero, l'altro era più sul grigio. Il più grande cambiamento per certi versi a livello estetico è quello del campanello, del clacson, chiamatelo come volete, che questa volta ha un battente fatto decisamente meglio del precedente e che si fa sentire. Se escludiamo comunque le modifiche causate dall'inserimento di una batteria maggiorata e quindi appunto la maggiore altezza e tutti gli altri dettagli che vi ho detto, il resto è praticamente identico al precedente modello. C'è una novità importante, il display. Stavolta è stato inserito un display a colori che vi permette di vedere in tempo reale la velocità, di cambiare le tre modalità di guida tra Eco, Standard e Sport, che vanno rispettivamente a 15, 20 e 25 km/h, e poi c'è più potenza, tanta più potenza. Di picco si arriva fino a 600 watt, di suo la casa madre dice che è in grado di percorrere salite fino a 12 gradi di inclinazione, ed effettivamente, se avete visto l'introduzione, l'ho praticamente verificato in pratica. Dipende poi un po' anche dal vostro peso, dalla rincorsa. Io sono circa 60 kg, la portata massima è di 100, beh, insomma, c'è un po' di differenza fra me e magari qualcun altro che arriva più al limite rispetto alla portata di questo Mi Scooter Pro. Vi dicevo comunque dell'autonomia, che adesso è dichiarata, è di 45 km. Io in realtà non ci sono mai arrivato, perché probabilmente per arrivare a quella distanza lì con un'unica carica dovete andare sempre in modalità eco, magari anche con rigenerazione della frenata impostata su alta. Io di solito l'ho tenuta su media, perché sennò mi sembra che sia un po' troppo frenato. Insomma, diciamo che se in linea di massima comunque con una guida più sportiva riuscite a fare fra i 30 e i 35 km, secondo me è già un buon risultato, soprattutto rispetto alla precedente generazione. Batteria maggiorata vuol dire anche più tempo di ricarica, praticamente la nottata 8-9 ore circa per ricaricarla da 0 a 100. È una cosa alla quale dovete, diciamo, fare un po' l'abitudine, ma che comunque sia non va ad incidere troppo sull'esperienza d'uso. Tenete comunque conto che il precedente modello ci metteva praticamente la metà del tempo, perché il caricabatterie è sostanzialmente lo stesso, è raddoppiata solo la capacità della batteria. Ora, anziché parlare soltanto dei pregi, vi ho portati qua vicino per parlare invece dei difetti. Vedete che qua ci sono delle viti, una e una, due, la seconda si nota un pochino di meno, ma ci sono poi corrispondenti qua sul retro, che dovrebbero assicurare il manubrio in posizione, ma allo stesso modo questo manubrio ondeggia vistosamente. Questo perché le due viti superiori, da entrambi i lati, sono tutte e due spanate, non sono mai riuscito ad avvitarle del tutto, e adesso non riesco nemmeno a svitarle, perché infilando la brugola al suo interno si sono appunto completamente spanate e non vanno più né in una direzione né nell'altra. Insomma, c'è un po' una scarsa attenzione, questo lo ribadirò anche alla luce di altre considerazioni,
nei dettagli da parte di Xiaomi, e queste cose qui non dovrebbero succedere, perché poi vi ritrovate appunto col manubrio un pochino traballante, che non è una tragedia, ma non è comunque nemmeno una soluzione auspicabile. Non sono cambiate nemmeno le ruote, due pneumatici da 8,5 pollici in materiale misto di gomma, che ve lo dico sinceramente, si bucano molto facilmente. A me è successo più volte sul precedente modello, queste sono esattamente le stesse, per ora non le ho bucate, ma suppongo che in futuro potrebbe benissimo succedere. State vedendo in questo momento il disco ventilato posteriore, mentre davanti non abbiamo il freno a disco, ma abbiamo comunque un sistema di recupero dell'energia in frenata. Il problema rimane comunque tutto sulle ruote, che appunto rischiano di forarsi, secondo me, con troppa facilità. E un'altra cosa che non è cambiata, ma invece speravo che lo facesse, è il sistema di aggancio del manubrio alla ruota posteriore. Vedete che qua c'è sempre questo piccolo aggancino di plastica che va ad attaccarsi al nostro campanello. Vi dicevo che il campanello è cambiato, sì, è cambiato il battente, ma non questo tipo di attacco qui, che diciamo che va benino, ma alla lunga questa parte qua in basso di gomma si usura e beh, insomma, non è certo l'aggancio più sicuro del mondo. È vero che serve solo nei casi di trasporto, ma vedete già, se io lascio andare il manubrio, lui praticamente va in giù. Non è il massimo, non c'è altro modo di descriverlo, non è semplicemente il miglior aggancio che ci sia. E allo stesso modo, quando poi andate a rialzare il vostro manubrio e lo bloccate, questo perno qui in plastica, che tiene fermo l'altro, che è quello che davvero assicura che il manubrio stia verticale, è appunto in plastica, niente di che. Non mi si è mai rotto sul precedente modello, se vi devo dire la verità. Però non mi ha mai comunque dato nemmeno una grande impressione di solidità, anche perché è plastica su un materiale ben più rigido e, non lo so, col tempo, come l'impressione che anche lui alla lunga potrebbe tradirmi. Insomma, qualunque altra cosa vi dicessi su questo Mi Electric Scooter Pro sarebbe un po' una ripetizione della prima recensione. È stabile, si guida bene, c'è il cruise control attivabile con l'app, ovvero una volta mantenuto una certa velocità per qualche secondo, poi lui la mantiene fisso fin tanto che non andate a toccare nuovamente l'acceleratore o il freno. E poi ancora non è impermeabile, non lo era il precedente modello, non lo è nemmeno lui. P54 resiste alla polvere e a degli spruzzi. E con spruzzi intendo un po' di acqua nebulizzata, non certo un temporale, e magari, boh, non lo so, se prendeste anche una bella pozzanghera non sono sicuro di come potrebbe reagire. Quindi peccato, perché anche questo dettaglio, che poteva effettivamente fare la differenza in alcune condizioni, non è cambiato. Il prezzo è di 499 euro, e ancora il discorso della mobilità elettrica in Italia non è completamente definito. Quindi, insomma, non lo so, mi sembra forse un pelino un'occasione sprecata. E se certe cose sul primo modello le potevo perdonare, perché era il primo, perché comunque era e rimane anche questo divertente da guidare, io auspico un futuro in cui tutti ci muoveremo di più con mezzi come questo, perché le nostre città, beh, non so da voi, ma qua a Firenze sono un vero caos. Nonostante tutto questo, al momento non mi sento di consigliarvelo completamente ad occhi chiusi, ecco, e i motivi penso che siano abbastanza evidenti. Trovate comunque qualche altra considerazione, come sempre, nella recensione completa che ho pubblicato su smartworld.it, e vi ricordo, a questo punto, se avete abbassato lo sguardo, di fare anche un like se il video vi fosse piaciuto, ma se anche non vi fosse piaciuto, fatemi sapere comunque come mai nei commenti. Da parte mia, come sempre, un saluto e alla prossima!